Riciclare non solo aiuta l'ambiente, ma diventa anche uno strumento di sostegno alle associazioni di volontariato salernitane che, come l'abbraccio, sono impegnate ad aiutare chi ha più bisogno. Così, in via Vinci Prova, il centro di raccolta mobile di Salerno Pulita è stato affiancato dal banco dell'associazione L'Abbraccio, che ha raccolto centinaia di capi d'abbigliamento e non solo, che serviranno a sostenere le attività benefiche. E ancora una volta i miei concittadini hanno risposto in maniera corale alla raccolta di indumenti, e non solo per svuotare case, ma veramente per accorrere in aiuto dei più bisognosi. Io, come rappresentante dell'associazione L'Abbraccio, ringrazio davvero il cuore dei miei concittadini. Noi ci occupiamo delle fasce più deboli, più povere, che soprattutto in questo momento stanno aumentando in maniera forte, e siamo contenti di vedere e sentire la disponibilità dei salernitani. Ringraziamo tutti. I prossimi appuntamenti si terranno il 16 novembre nei pressi del Polo Nautico, il 23 in piazza Matteo Galdi ed il 30 novembre all'incrocio della rotatoria di via Raffaele Mauri e via Tagliaferri a Mariconda. L'iniziativa tornerà poi a gennaio 2025 dopo la manifestazione di Luci d'Artista. Si dà una mano all'ambiente, ma si fa anche un po' di bene, perché si dona alle associazioni. Certo, è importante donare alle associazioni perché ci sono tante persone che hanno bisogno. Noi, come Salerno Pulita, e con le associazioni ogni sabato cerchiamo di dare una mano a chi ne ha più bisogno in questo momento. Si ricicla anche e si fa del bene dall'ambiente. Certo, riciclare è fondamentale, il riuso è fondamentale anche per aiutare l'ambiente e i nostri figli futuri e chi ci sarà tra qualche anno. Che noi lo facciamo spesso, quando sappiamo dove sono le isole, portiamo quello che lo raccolgo a parte e poi lo porto nelle isole. Cosa avete portato all'abbraccio? No, oggi abbiamo portato abiti. Lei tornerà, porterà qualcosa? Certo, sicuramente. Adesso salgo, preparo una busta e la posto. Ho molte cose da dare. Da donare? Che non utilizzo e che possono essere utili ad altre persone. Mi fa piacere.